L'abbiamo visto prima dell'estate e non l'abbiamo rivisto dopo, per cui è passato un po' di tempo. Ma allora, tocca rivederlo. Lo vedremo sabato con la gente, perché poi è sempre con la gente che si, no? Se lo Sì, vedi si tra di noi, capisce. stai lì, sai meglio di me che comunque lo vedi io, lui, i produttori, i musicisti, è come andare davanti a un vetro della pediatria lì a quando nasce il ragazzino, a natalità, scusa, che dici al nido, e dici, oddio che bello, è tuo figlio, invece bisogna vederlo con altri. Che vuol dire che ci hanno vuotato il conto? Lui mi ha rubato tutto. Io sono stato in questa casa con questo Marcello per una innocente carbonara. Sei licenziato. Ma io l'ho trovato. Fa il chirurgo. Ma chi ci è andato in banca? Un vigile. Ma come non lo conoscete? Dove lo trovo questo padre Marcello? Come fa di cognome? So solo che ama i loro. Loro chi? Quando qualcuno chiede di loro, la gente cosa risponde? Loro i ladri! Che altro ti manca per scrivere la vendetta? Un martello. La collaborazione nasce dal fatto che noi ci siamo incontrati 15 anni fa per una trasmissione televisiva in cui Fabio era uno degli autori e io uno dei registi. Ci siamo rimessi in contatto Sì. 15 anni dopo, grazie alla nostra agente Graziella Bonacchi, che purtroppo non c'è più e a cui dedichiamo questo film, che non esisterebbe senza di lei. Vabbè, e ci siamo ritrovati ed è nata questa È nata collaborazione. questa collaborazione sulla base ovviamente di una storia, insomma, siamo partiti dalla storia, dal trattamento scritto da Fabio. Insomma, che cosa vuoi da me? Ti risarcisco. Dove vai tu? Vengo io. Ma perché non ti fidi? No. Che banda, noi siamo una famiglia. Come tutte le famiglie cerchiamo di arrivare a fine mese. I film si fanno per farli È un vedere. lavoro. Giudizio del pubblico è fondamentale, è Fondamentale. importante. Certo, per carità, conta anche la critica, però se poi viene recensito benissimo ma nessuno ci va a vederlo. Per chi fa una commedia, la cosa più bella è stare in sala e sentire la gente che si diverte, che ride, che dice: guarda, mi hai fatto sognare, che ne so, insomma, io sono molto elementare in questo. Pisello, come si chiama la suite? Eh? Il dottor Pisello. Diciamo che sono un compositore della realtà. In alto! In alto! Che cazzo fai lassù? E mi ha detto vai in alto, sempre più in alto, sali, sali, e qua sto! Il gioco del divertimento, del trasformismo è molto, però lo dà proprio il genere, no? Per truffare qualcuno ti devi per forza reinventare, dargli l'illusione, quindi ti devi non far riconoscere, così. La lista, secondo me, di film, anche italiani, è lunga. Io un film di truffa mi piace da morire, Operazione San Gennaro. Però poi quando reciti, veramente, non ti ispiri a nessuno, cerchi di fare bene il tuo lavoro, sperando che ci Assolutamente riesci. no. Ridi. Adesso piangi. Sul tram. Godi. Come ha detto, scusi? E sogniamo di vivere proprio così. Io non voglio soci, lavoro da solo. Anche se ho un colpo da 2 milioni di euro. Guarda che io imparo in fretta, eh. Il mio cane ha trovato un piede. Ma certo che umano, c'è la scarpa attaccata. In posizione. 3, 2, 1. Nella mia storia di regista televisivo, di fiction televisivo, ho sempre fatto cose che sono thriller, ma anche commedie. E questo film magicamente metteva insieme queste due cose. E secondo me noi siamo stati abbastanza fedeli veramente al copione. Il copione era molto solido, molto forte, e riusciva a mettere insieme queste cose che no, appunto non fanno parte di molti film italiani che ci sono adesso, in molte commedie. È la magia dell'arte, spargi gioia e prendi grana. I loro, voi conoscete i loro? Il truffato deve supplicare per avere la sua truffa, perché io realizzo i suoi sogni. Abbiamo anche avuto la fortuna di avere due attori che riescono Sì. a, come dire, a seguire le corde della commedia, quindi a farci ridere, però dentro uno stile sempre di realismo, di verità, per cui segui anche la trama gialla, la trama più thriller. La nostra fortuna è stata di incontrare questi due attori che già conoscevamo, ma insomma di avere una performance recitativa molto importante, dove loro sono sempre credibili in qualsiasi cosa fanno, anche le cose più assurde. Lei deve aiutare la giustizia.